Date da mangiare ai carcerati. Peggio. È peggio di un carcere qua. Qui, porta chiusa. Né si entra né si esce. Gianni, hai visto che situazione? Cioè, noi pensavamo che il 31 si risolvesse in tutt'altro modo la faccenda. Magari ci allungavano un po' con la cassa integrazione, ci facevano stare un po' a casa, nel frattempo si aspettava che cambiasse un po' lo scenario. Invece siamo costretti, ecco, e comunque questi ragazzi sono straordinari, perché sono 2 mesi quasi che Amilcar è in prima persona e tutti gli altri ci stiamo dando davvero da fare. E questo dimostra il fatto che noi non molliamo neanche se arrivano le cannonate qua, noi ci ripareremo con gli elmetti e con gli scudi, ma il nostro posto di lavoro lo difenderemo fino alla fine, anche facendo un piatto di pasta, guarda che serietà, tutti in ordine, tutti in fila, senza muovere una foglia, dire neanche una parola. Quindi che lo sappiano, che noi non molleremo mai. Far assicurare la famiglia che stiamo mangiando, non stiamo digiuno. Perché non vai a pigliare quelli? L'acqua. L'acqua. Non sembrano, sono le sbarre di un carcere. Perché la cosa assurda di questa mattina è stata quella che praticamente noi siamo usciti, ci sono dei lavoratori che sono usciti per prendere l'acqua o altro e gli è poi stato impedito di rientrare, quindi c'è una situazione assurda, guardate, e a livello proprio di Caritas, i carcerati da una parte e chi tenta di dargli un piatto di pasta dall'altra, guarda, siamo alle comiche finali. Siamo qua come carcerati, siamo qua, aspettiamo da mangiare. Coloro che erano usciti volevano entrare all'interno per darci una mano, neanche l'hanno fatto entrare più. È assurdo. È assurdo, sì. Purtroppo volevamo fare le cose con calma, come le stavamo facendo. Avevamo chiesto all'azienda di fare un'assemblea permanente, quindi di restare qua, e sembrava che fosse stata accettata questa richiesta per l'assemblea permanente. Con l'assemblea permanente noi comunque abbiamo aggiunto lo sciopero. A questo sciopero praticamente si poteva praticamente uscire o entrare in qualsiasi momento, in quanto io possa aderire o non aderire allo sciopero. Il momento in cui aderisco, quindi me ne posso andare. Se non voglio aderire, sto dentro e posso andare anche a lavorare, perché la giornata di oggi noi siamo entrati e abbiamo timbrato il cartellino. Poi si è deciso di scendere in assemblea e nell'assemblea abbiamo deciso di fare lo sciopero, quindi qualsiasi persona poteva uscire ed entrare. Purtroppo sono stati bloccati i cancelli perché le persone che stavano fuori non potevano più entrare. Per noi non è una cosa normale, probabilmente si farà pure qualche denuncia in merito e qualcuno se ne pagherà le conseguenze. Vorrei denunciare un fatto, che c'è stato un nostro collega che malaccuratamente è uscito fuori dai cancelli perché doveva andare a casa. Si è dimenticata le chiavi della macchina, è stato costretto a restare fuori e non può più entrare dentro lo stabilimento. È vergognosa una situazione del genere, vergognosa. Bisogna denunciare, bisogna che queste cose si sappiano da tutte le parti. A una certa età ci stiamo vergognando, cioè è una cosa proprio assurda proprio questa situazione qua, ma pure questo che stiamo facendo è umiliante, però se non esce il cane nel cassonetto, cioè nato cane, di seguire dal cassonetto, può darsi pure che fa notizia sta cosa, se no il cane ha privilegio su di noi. No, il direttore ha fatto chiudere la mezza, perché sì, è fatto chiudere la mezza, cioè ha fatto chiudere la mensa proprio per noi, se no stavamo comodi e stavamo tranquilli, invece è così, qualcuno di noi se ne scappa adesso. Se ha l'opportunità se ne vai, perché ha bisogno di mangiare. Cioè, voi in pratica non potete entrare? No, assolutamente no, perché in questo momento non ci fanno trasì. Dovete restare qua. E dobbiamo stare qua, aspettiamo qua davanti. Bravo, sì.
Signori miei, dobbiamo crederci tutti. Sta soluzione o la troviamo noi o non la trova nessuno. I politici ci hanno svenduto. Il sindacato adesso è unanime, cerchiamo di combattere insieme. Questo è il nostro messaggio. Combattere insieme. Adesso, oggi, stamattina, anzi ieri sera, è iniziata la vera protesta contro la Fiat. Ok? E da domani in poi alzeremo il tiro. Verranno prese di giorno in giorno delle iniziative. Non si può andare più allo sbaraglio. Il tempo